peccatori, il tumore al seno resta il carcinoma principale che provoca poi la mortalità alle donne? Beh, assolutamente sì, purtroppo, nonostante i miglioramenti delle cure, rimane una delle cause di mortalità femminile maggiore, anzi dal punto di vista oncologico, la causa di mortalità femminile soprattutto perché è così frequente, quindi ha un'incidenza ancora molto elevata, e questo non solo in Italia ma ormai in praticamente tutto il mondo. Ecco, lei ha detto il miglioramento delle cure, come sono migliorate le cure, soprattutto le chiedo anche se ci sono stati dei passi in avanti per individuare le cause. Diciamo che le cure sono migliorate a 360 gradi, dalla diagnostica alla chirurgia, alla terapia sistemica, chemioterapica, target, alla terapia ormonale. Sulle cause rimangono ancora le cause classiche, cioè i fattori di rischio noti, che sono alcuni fattori riproduttivi, alcuni fattori ambientali, alcuni fattori costituzionali, naturalmente la familiarità e la genetica rappresentano una piccola quota ma importante di fattori di rischio. Quindi l'analisi precoce resta la principale prevenzione, lo screening? Sicuramente diagnosi precoce e screening sono due dei fattori che hanno contribuito a ridurre la mortalità del tumore al seno e renderla oggi una delle malattie più curabili dal punto di vista oncologico. Senta, lei si occupa di oncofertilità, che relazione, innanzitutto che cos'è e che relazione c'è con la neoplasia mammaria? Le donne giovani col tumore della mammella rappresentano la popolazione che ha maggior rischio di veder compromessa la propria fertilità per i trattamenti oncologici. Essendo una malattia, il tumore del seno, così curabile, è naturalmente importante fare conti anche con la qualità di vita e non solo la qualità delle cure. La preservazione della fertilità e più in generale la fertilità è un tema che interessa molto alle donne giovani con tumore della mammella per tutta una serie di motivi, compreso il ritardo alla gravidanza, l'importanza che ha la gravidanza per molte donne, quindi è importante preservare la fertilità prima dell'inizio delle cure oncologiche. Questa è l'oncofertilità sostanzialmente. Ecco, a distanza di anni quante possibilità c'è di sopravvivere? È aumentata questa possibilità di sopravvivere a questo tipo di tumore? Certo, la probabilità di sopravvivenza è aumentata, oggi ci sono stime di sopravvivenza a 5 anni overall, quindi diciamo a 360 gradi, che sono superiori al 90%, poi naturalmente dipende dalla presentazione di malattia, dal tipo istologico. Il tumore della mammella non è un solo tumore, sono tanti tumori diversi, ciascuno con le proprie caratteristiche e ciascuno anche con le proprie necessità di cura. Un'ultima domanda, la Lombardia in Italia a che posizione si colloca per la casistica? Penso che la Lombardia sia una delle regioni italiane dove c'è maggiore attenzione alla diagnosi e al trattamento del tumore mammario. Essendo una regione grande ci sono anche tanti numeri, ci sono tanti centri di eccellenza che curano il tumore della mammella e questo è il motivo per cui le donne lombarde possono godere anche di una sopravvivenza migliore rispetto a donne di altre regioni e di altri paesi.